start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Dot Age, un gioco sviluppato da un italiano, da Michele Pirovano. Non è il suo primo gioco a quanto ho letto. È un gioco che esce il 3-4 di ottobre. Lo sto giocando prima della sua uscita ufficiale, ma so già più o meno il prezzo, visto lo metteranno intorno ai 20 euro, 20 dollari. Che cos'è? È un village builder a turni. Davvero molto molto interessante. Nelle recensioni non ha preso brutti voti, anzi, ed è un gioco che va ad aprirsi dopo le prime ore. Ed è uno di quei giochi, come può capitare in altri strategici, come ad esempio Oxygen Not Included, dove lo giocate diverse ore e poi vi rendete conto di aver fatto cavolate e lo ricominciate. Di cosa stiamo parlando? Allora, stiamo parlando di un gioco dove i personaggi sono chiamati Pips e Pips al plurale, dove possiamo costruire degli edifici e ogni edificio che noi costruiamo ha un tot tempo di costruzione. Vedete che in questo caso dovrebbe richiedere un giorno, no, la costruzione 2 giorni. Vedete che c'è il simbolino del sole, noi col sole mandiamo avanti di una giornata, adesso siamo in primavera, poi cambieranno, e chiederà 2 di legno, mentre sotto vedete che in una giornata produrrà 1 d'acqua. Quindi al momento noi abbiamo una, qua in alto a sinistra lo vedete, abbiamo una produzione dalle bacche, poi i personaggi continuano a muoversi, ma poi in realtà tutto poi si concretizza alla fine della giornata. Noi abbiamo questo cespuglio di bacche che ci consente di raccogliere per 4 volte 4 di cibo. Quindi noi al momento abbiamo un sostentamento base, cioè non possiamo prendere più persone perché produciamo per quello che consumiamo, non abbiamo scorta. Qua abbiamo costruito, ho costruito una casa, e la casa, mettendo 2 personaggi all'interno, devo ancora capire come fare, produrrà un bambino nel giro di qualche tempo, quindi aumenteremo la nostra popolazione. Fulcro dell'avventura, l'anziano parla continuamente di questa profezia e ci annuncerà ogni qualvolta succederà qualcosa di catastrofico al villaggio. Il gioco giocabile in vari livelli di difficoltà sono nella normale, che dovrebbe già essere piuttosto impegnativa. E all'inizio ci viene fatto posizionare il centro del villaggio, dove possiamo avere l'influenza, che vedete con questi paletti, di tutte queste zone qui. Poi potremo andare ad espanderlo. Altra nota importante, poi vi farò vedere le costruzioni. Abbiamo la ricerca. La ricerca ci consente, adesso io ho appena sbloccato la crescita, quindi abbiamo la possibilità di... ok, qua ci si sta sbloccando ancora tutto. La capanna da caccia, il pollaio e tante altre cose. Possiamo andare a ricercare. Adesso noi abbiamo il bivacco, che questo ce l'abbiamo già, e questo invece è la casetta, che abbiamo già anch'essa, mentre possiamo ricercare al costo di 6 di ricerca il pollaio, mentre il capanno del cacciatore 6 di ricerca anche lui, e poi andare a sbloccarci altre cose. Quindi quando avremo ricercato tutte queste si aprirà quella sotto. Mentre nella coltivazione io ho ricercato il pozzo che adesso stiamo costruendo, ma ho anche sbloccato il terreno lavorato, il raccoglitore di erbe, il campo di pomodori, 6 di ricerca ognuno di essi. Vedete che la possibilità, essendo a turno, di sbagliare è molto ampia. Abbiamo il pensatoio, che ho posizionato qua, e vedete che se io tolgo il click, vedete che non c'è più nessuno che ci lavora, io riclicco e ci rilavoro di nuovo. Questo si concretizza, ho detto, quando finite il turno, quindi posso anche disattivarlo, fare altre cose, lo riattivo e fine turno poi fa. Perché lui produce ogni giorno con una persona una pozioncina, che è uno di quei 6 che ci chiede la ricerca. Quindi al momento io me li colleziono, non vado ancora a selezionare, ci penso dopo in base a cosa mi succede. Abbiamo Pip disponibili per il lavoro, ne abbiamo uno perché gli altri sono impegnati, uno sta raccogliendo, uno è qui e uno sta lavorando qua. Qua ho costruito questo. No, non è la pila di legno, qua abbiamo la casetta, qua abbiamo i servizi, il pensatoio e qua abbiamo il cartello, che non so cosa sia perché poi ci sono anche le strade, mentre per il cibo stiamo lavorando alla raccoglitore di erbe, che non abbiamo ancora, no? Sì. E no, avevo costruito un'altra cosa ma non la trovo, non so. Ah, è questo qua, probabilmente questo qua, che è il raccoglitore di erbe, sì. Perché se noi clicchiamo col destro possiamo andare a cambiare la produzione.
Raccoglitore di erbe. Questo che produce questo e questo che produce questo. Quindi possiamo andare a ignorare al momento le erbe. La canapa non mi interessa, voglio produrre questo. Confermo. Quindi produrremo poi 3 semi da piantare. Va bene, questo va messo. E ogni edificio che noi andiamo a mettere, quello era il foraggiatore, come, che è questo qui. Vedete che come requisito richiede il terreno con un bosco entro una casella. Quindi va messo vicino a un bosco, quindi non posso mettere un altro qua. Mentre invece il pensatoio ha la peculiarità di non voler niente, vicino niente. Quindi deve essere proprio isolato, non avere un bosco, non avere un altro edificio, non avere un cespuglio, non avere niente. Adesso passiamo il turno. Ah, ci fa scegliere per forza una ricerca. Per forza, devo farlo? No, devo... Ma scusate... il pozzo, ah, qui ci sono due d'acqua, uno d'acqua, usiamo le acque che ci sono sotto, quindi lo mettiamo qua, vedete che poi adesso ci vanno a lavorare. Ok, adesso posso passare il turno, costruiamo il campo di pomodori, dai, devo scegliere per forza, quindi lo scegliamo, se no non mi lascio andare avanti. Va bene, tanto vedete che abbiamo raccolto i 4, abbiamo consumato i 4, Sì, abbiamo un po' di scorta in realtà, però consumiamo quello che produciamo. La casa, l'edificio qui del pozzo era 2 turni, quindi ne abbiamo fatto 1. Quindi vedete che il cartellino qui indica che ce n'è ancora 1. Poi ci saranno le varie calamità. Adesso non so se ci sono anche invasioni, però sicuramente c'è, che so, la calura estiva che ci crea problemi, quindi dobbiamo mettere dell'acqua da parte, così come l'inverno, il cibo, insomma, che non si può coltivare. Adesso cosa si può fare? Beh, 1 di 6 va bene, potrei mettere un altro pensatoio, ma lo spazio è talmente ristretto che non possiamo farlo. Abbiamo 0 lavoratori adesso perché uno sta lavorando lì, quindi il problema è quello che se io un domani vado a impegnare quest'altro lavoratore a fare qualcos'altro, nessuno mi costruisce più niente. Non so in realtà come abbinare la casa. Vedete che abbiamo la casetta, non ci sono pip necessari, 2 liberi. Ah, devo liberarne 2. Devo liberarne 2 e libererò... Abbiamo messo dei semi da parte, adesso potrei liberare quello del pensatoio e questo, così che li metto qui. Sì. Ok. 2 è completamente a caso, non c'è distinzione tra uomo e donna, però in pratica adesso ne produrremo 1. Va bene. Va bene, potete ricominciare a lavorare, no? Tanto... Sì, ok, abbiamo il bambino. Il bebè è in crescita. Baba è in crescita. Va bene, gioco in italiano, parte in inglese. Il tutorial l'ho dovuto saltare perché mi si era buggato su un punto dove non spariva più un pop-up, ma va bene. Quando un bambino nasce diventa adulto dopo pochi giorni. I bambini non sono abbastanza forti né disciplinati per lavorare, quindi si limitano a giocare in casa tutto il giorno. Ricordati però di dargli da mangiare. Mangiano come un adulto, quindi abbiamo un problema che adesso abbiamo meno 5 in più 4, quindi consumeremo nel giro di 20 giorni tutte le nostre scorte. Quindi possiamo. Abbiamo 2 lavoratori, ne mandiamo un altro a raccogliere lì e quindi abbiamo più 8 e il pensatore lo rimandiamo di là. Perfetto, quindi abbiamo un po' ribilanciato la cosa. Non abbiamo neanche nessuno che lavora all'acqua. Per la raccolta dell'acqua, anzi credo forse di sì. Sì, andiamo avanti. Vediamo se me l'ha raccolta l'acqua. Sì, c'è uno anche all'acqua. Sì, perfetto. Quindi non abbiamo più nessuno i semi, credo. Praticamente viene usata come un luogo di produzione la casa. E abbiamo 2 bambini dentro, cioè possiamo averne massimo 2. Però, vabbè, a breve, poi nel giro di qualche giorno crescerà e va bene. Allora, gli edifici che possiamo fare al momento, come vi ho detto, sono il pozzo, il foraggiatore, il raccoglitore di erbe. Abbiamo la pila di legno, che non so cosa serve, richiede un bosco, quindi magari ci produrrà della legna. Sì, sicuramente, lo mettiamo vicino al bosco, ci fa della legna, ma al momento la legna ne abbiamo 7. Se non costruiamo nient'altro non ci servirà. Raccolta del legno, sì, va bene. Qua abbiamo la casetta. Abbiamo il pensatoio e basta, il cartello che abbiamo già visto. Poi abbiamo la visualizzazione delle azioni speciali,
Vabbè, tanto sugli edifici cliccando col destro si può andare a interagire e fargli fare varie cose, tipo distruggere o leggere l'enciclopedia che ci spiega tutto, perché c'è l'Agepedia che ci spiega tutto. Qua abbiamo gli slot azione, quindi praticamente dove abbiamo impegnato i nostri villici, e questi sono i punti danno, vedere i punti degli edifici quando ci passi sopra. Ma sì. Vabbè, si danneggeranno anche loro sicuramente. Allora, primavera, minaccia stagionale 0 più anno. Ok, qua vedete che siamo nel corso della primavera, quindi siamo neanche a metà, siamo forse a un quarto della primavera, quindi andiamo abbastanza lisci. Abbiamo i consigli che appunto ci consigliano di gestire la nostra le piperazioni, salvare la partita, va bene. Poi l'Agepedia ve l'ho fatta vedere, basta, credo che sia tutto. Qua abbiamo l'elenco del villaggio, qui abbiamo gli stati alterati, quindi quando abbiamo qualcuno senza tetto, abbiamo qualcuno che non sta bene, e poi abbiamo anche gli animali. E questo è un gioco, ve lo dico, avrei dovuto dirvelo prima, è un gioco, questo è l'riepilogo con quello che sanno fare, giorni nel villaggio, l'età. E poi invecchieranno anche loro. Quello che dovevo dirvi è all'inizio è che questo gioco inganna un po', perché all'inizio può sembrare semplicistico nelle prime cose che iniziate a fare, ma è un gioco che si apre terribilmente andando avanti, quindi con nuovi edifici, nuove meccaniche e una difficoltà sempre più crescente, perché più cose aggiungete, più è. Questo è il vecchio annuncia la sventura. Lui in realtà dall'inizio del gioco ci sta raccontando la storia di come è nato questo villaggio. Lui ci raccontava quando era giovane ed era vecchio, ma vabbè, questa non l'ho capito, ma è una cosa simpatica. La visione dell'Apocalisse la ricordo vividamente. Eventi. Il nostro villaggio è maledetto. Tra un giorno e l'altro, quando passi il turno, possono verificarsi molti eventi dalle conseguenze impreviste. Gli eventi possono essere di qualsiasi tipo: un cambiamento nel vento, la creazione di un nuovo legame, i sintomi di una nuova malattia, o il solito terremoto. La maggior parte degli eventi ha effetti negativi, quindi prega di essere fortunato. Va bene? Che è successo? Ce lo dirà lui? Le visioni sono giunte. Ho visto il futuro, il mondo è condannato, l'apocalisse sta arrivando. Ci hai portato qui per morire? Non essere stupido, siamo in questo posto per un motivo, possiamo fermare tutto questo. Lascia che ti parli della mia profezia. Bene, vediamo la profezia. Secondo quanto visto, ci saranno molti eventi nel prossimo futuro. Bene, questa è una meccanica nuova. E alla fine ci aspetta un evento apocalittico, dobbiamo prepararci. Va bene? È questo l'evento apocalittico. Prevede una mutazione, sarà più forte del solito, ma può essere ancora influenzato. Sarà legato al dominio paura. Ok, ci saranno vari domini che scopriremo nel corso dell'avventura, immagino. Hai detto che avremmo trovato una vita migliore qui. Idiota e irrispettoso, mi stai dando del bugiardo, lavoro sodo, il destino può essere sconfitto. Va bene, lui non lavora, però vabbè. Ok, dobbiamo lavorare per sopravvivere. Protezione, speranza, potenza, paura. Ok. Vedo. Ne siamo stati maledetti. Un presagio sta arrivando. Qualcosa di brutto accadrà. Memoria recuperata. Ok, il dominio della paura. Il dominio però incombe. Ok, pian piano si scoprono le varie cose. Allora, il dominio della paura. Nei periodi più difficili, l'urlo del vento e le sfide della vita possono far impazzire rapidamente un pip. Il dominio paura si nutre della lotta interiore, delle tensioni sociali dei tuoi pip. Quando la minaccia è alta, i pip compiono azioni atroci controllati dalle loro paure, quindi si uccidono tra di loro. Colloca edifici che rendano i tuoi pip felici e soddisfatti per combattere eventi di paura. I pip possono anche trovare la felicità nei legami sociali positivi, compresi gli animali domestici. Ok, presagi. Questo è un presagio. Non si può fare nulla contro il presagio, arriverà, peggiorerà. Aumentano sempre la minaccia del dominio, qui sono associati rendendo più forti gli eventi successivi. Pota. Pota? È così che funziona, va bene. È così, pota, va bene. Senza neanche avvisare, insomma. Va bene, passiamo il turno, credo. Adesso. La profezia cosa dice? Cioè abbiamo qualcosa? Sì. Sì,
Sarà legato a dominio della paura, ok. Sì, ma tanto non possiamo fare niente. Aspetta, c'è un punto esclamativo, è successo qualcosa? No. Allora, non abbiamo altri edifici da mettere perché finché non li ricerchiamo, però stiamo mettendo via una discreta quantità di cibo che poi ci consentirà magari di staccare. Anzi, questi qui non sono infiniti, questo sta finendo, quindi dobbiamo fare i campi in tempi brevi anche. Quindi mettiamo via cibo. E passiamo ancora un'altra giornata, credo. Perché poi c'è tutto un mondo intorno a noi che non è neanche grandissimo, ma chissà se poi si apre in altre zone. Comunque, poi se guardate su Steam vedrete degli screen sicuramente migliori di questo, dove la gente ha sviluppato molti più villaggi. Però niente, passiamo ancora un giorno. Acqua ne abbiamo in quantità. Tolgo uno da... Beh, tanto questo finisce adesso, quindi... Dovrebbe finire questo cespuglio, quindi rimaniamo a lavorare solo. Ah no, avevamo un bilico libero. Abbiamo un bilico libero, lo mandiamo qua. Perché è diventato grande il bambino? Credo. Sì. È diventato grande il bambino, abbiamo un lavoratore in più. Quindi adesso possiamo raccogliere altri semi. Perfetto, piantiamo, cioè ricerchiamo il campo di pomodori, che tecnicamente adesso è libero. Sperando non arrivi la sventura adesso. Campo di pomodori, perfetto. Piantare. Costruzione. Nuova costruzione. Ok, nuova sezione di ricerca. Piantare. Allora, piantiamo, crescono, raccogliamo. E recuperiamo i semi. Perfetto. Allora, dovrebbe essere su cibo. Campo di pomodori. Terreno lavorato non ce l'abbiamo. Vabbè. Allora, aspetta, fammi vedere. Primavera, estate, autunno, più 2 se produci acqua entro 1. Mettiamo qua. Vedete che qua produce 2. Qua produce 4 addirittura. Più 2, eh sì, 2 più 4. Ok. Qua. Dai, mettilo lì. Campo di pomodori. E basta, abbiamo tutti impegnati, quindi andiamo avanti. Non ci sta lavorando nessuno, mi sa. Pozzo, memoria recuperata. Sì, abbiamo sbloccato il pozzo perché questo è un pozzo grezzo e ci dà uno d'acqua. Questo ce ne dà due, guarisce due pippi in fiamme con acqua. Ok, ah, perché possiamo prendere anche fuoco. Bene, cavoli, però va giù abbastanza. Abbiamo sbloccato anche istruzione. Cioè, guardate voi, adesso io mi fermerò qui, però è giusto per farvi vedere quanta roba c'è. Tappeto da rimedio, ritiro, pensatore, nuovo lavoro, altare. Scoperta una nuova risorsa, natura, il cartaio, il coltellinaio, la carta, cioè guardate quanta roba, ritiro, vicino niente, attire venti, tuono, è complessissimo sto gioco veramente, eh? Mamma mia. Allora, non abbiamo gente libera, quindi nessuno può costruire questo, quindi io direi che questi qui ricresceranno poi nel giro di un po', inizieranno a produrre roba. Tu smetti e vai a fare questo. Cioè non è che lo deve produrre, devi proprio piantarli. Quindi andiamo. Credo che siamo abbastanza sotto di cibo adesso però. Dobbiamo dare a qualcuno il... Eh sì, più no, più 8 meno 5. Ok, vorrei capire da dove arrivano. Più 8 cespugli di vacche, ne stiamo tagliando 2. Ma scusami, su quali stiamo lavorando? Ah, questo. Ok, e questo. Perfetto. Ah no, ok, hanno già cambiato per conto loro. Ottimo. Ma dai, evento presagio in arrivo stasera. Ok, dai, prima di lasciarci, guardiamo quest'ultimo. Passo il turno, non ricerco nulla, non me l'ha fatto scegliere perché ovviamente non ho nessuno che ci lavora. Vediamo che presagio di sventura arriva stasera. Andranno fatte case dopo, perché non avremo spazio per tutti. È successo. La musica è bellissima. Stordito. Ha preso paura. È diventato vigliacco. Dello è vigliacco. Dello è stordito per 3 giorni. La minaccia paura aumenta permanentemente di 1. Dello ha tenuto il tratto vigliacco. E quindi? Ha sentito un grido dalla foresta. È stordito.
Niente, vigliacco, non so cosa sia il vigliacco. Ah, aspetta, c'era scritto. Un evento può essere colpito da uno stato alterato, completamente istaneo. Per fortuna non è diventato un omicida. Codardo. Tra l'altro il testo io l'ho messo in height res, cioè alta risoluzione. Lo potete vedere anche in stile pixeloso. Giusto per informazione, perché questa è una cosa che... Ricerca comunità. Ok, potere accumulato. Quando è sveglio ogni dominio accumula risorsa associata chiamata potere. Ad esempio, il dominio paura genera paura. Una paura elevata provoca eventi negativi. Produrre protezione. Puoi produrre speranza per combattere la paura. Ok. Sì, ma io voglio vedere che cos'è questo coso qua. No, fammi vedere l'elenco dei pips, stati alterati, 1, stordito. No, fammi vedere, Dello era. Manno, dov'è Dello? Dello è questo. Fammi vedere. No, Dello, non riesco a vederlo, mannaggia. Riepilogo Pip, eccolo qua. Vigliacco. Ma se io vado su questa qui, vado su, cerco, torno indietro. Edifici, risorse, creature, terreni, eventi, stati alterati. Vediamo se c'è Vigliacco, ma dovrebbe. Vigliacco. Cerca. No, non trova niente. In fiamme stordito, no. Tag risorse, tag eventi, tratti. Eccolo qua, vigliacco, paura. Meno coraggiosi saranno tra i primi a scappare e nascondersi. Ok, generato da, in questo caso, grido della foresta. Le altre tre non le sappiamo, ma può portare anche delle conseguenze che purtroppo non le conosciamo ancora. Allora, questo è Dot Age. Fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo nel prossimo video gameplay. Alla prossima. Ciao ciao!